perché per il 2018 sappia far tesoro delle proprie ricchezze che ha a disposizione e sappia soprattutto raccontarle all'esterno. Questo è l'augurio e lo sprone che vi faccio per il 2018. Ancora buon Natale a tutti voi. Grazie. Ecco, rileggiamo insieme, lo possiamo fare tutti insieme, la preghiera che avete ricevuto uscendo, e poi ascoltiamo ancora una volta per concludere il nostro amico Etterio con un altro brano. Sai cosa vieni qua, Etterio? Nasci a Betlemme, piccolo pane appena sfornato dal cuore di Dio e dal grembo di Maria. E fondi la fragranza del tuo amore e cinebri con la tua tenerezza. Nasci a Betlemme, casa del pane, e deposto nella mangiatoia sulla paglia cibo per animali, profeticamente ti offre a noi come pane, pane vivo disceso dal cielo, che verrà spezzato un giorno sull'altare della croce per la nostra salvezza. Anche oggi, questo per noi è il segno. Troverete un bambino avvolto in fasce in una mangiatoia. O Gesù, come un giorno il centurione, vedendoti morire in quel modo sulla croce, dirà veramente: quest'uomo era figlio di Dio. Fa che ognuno di noi, vedendoti nascere così nella mangiatoia, possa dire: veramente, questo bambino è il figlio di Dio. E tornarsene a casa lodando e glorificando Dio. Ma ti prego, Gesù, facci tornare a casa nella vita di tutti i giorni come i magi per un'altra strada, la strada dell'amore, la strada del servizio e dell'accoglienza. Amen. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Di nuovo, buon Natale a tutti. Vorrei fare anche un applauso all'Etterio. Benvenuto qui per ambientare questa serata.